Incontri della regione nel Saluzzese questa mattina a Costigliole e Verzuolo, in entrambi i casi al centro la viabilità. Arrestato pusher italiano di 25 anni, in casa a Cuneo aveva 10.000 euro tra cocaina e marijuana. Sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Daniele Peroncelli, l'elettricista di 32 anni morto l'altro giorno a Busca. 50 trapianti di cellule staminali li ha eseguiti nel 2019 il reparto di ematologia dell'ospedale Santa Croce Carle di Cuneo. Ben ritrovati cari telespettatori, un nuovo appuntamento con l'informazione di Telegrande a cura della nostra redazione giornalistica, informazione che si apre sulla viabilità e sul Saluzzese. La regione Piemonte chiede alle province di inviare entro marzo un elenco delle opere viarie strategiche. La Granda ne potrà selezionare 4 o 5. La notizia è stata data proprio nelle scorse ore dall'assessore regionale alle infrastrutture Marco Gabusi. L'occasione, l'invito dell'amministrazione comunale di Costigliole nel Saluzzese appunto, per discutere della fattibilità di una variante all'abitato. Assessore Gabusi, oggi qua a Costigliole per parlare di viabilità, la regione entro marzo aspetta dalle province del Piemonte delle lettere. Che cosa dovranno contenere queste lettere? Abbiamo concordato con i presidenti di province della città metropolitana la richiesta di un elenco di opere strategiche per i territori. Per la provincia di Cuneo saranno 5, crediamo che ci possa essere perché rappresenta la provincia oggi anche quella di cui abbiamo parlato, di Costigliole e di Saluzzo. Noi vogliamo concentrarci su poche opere, renderle credibili, analizzarle insieme agli enti locali, ampiamente condividerle e poi realizzarle e intanto progettarle, perché di tante opere che il territorio aspetta da anni non si ha neanche la progettazione, e dobbiamo poi dare risposte agli imprenditori, ai sindaci, ai cittadini che ci chiedono di non lasciare le scritte su un bilancio e su un libro dei sogni, ma di rendere realizzabile nel giro di pochi anni. Una novità è spuntata in questa riunione di oggi a Costigliole: la regione entro marzo vuole le proposte della provincia in merito alla viabilità. È una buona occasione? Assolutamente sì, è un'occasione anzi da non perdere, e ho apprezzato le parole dell'assessore Gabusi. Assolutamente, significa però mettersi in gioco davvero come territori e guardare, avere uno sguardo ampio e non sul singolo, e cercare quelle che possono essere davvero le soluzioni strategiche per il territorio, per poter dare una realizzabilità non così a lungo termine. Si parla di questo da decenni, come è stato detto prima, e quindi questa è una novità assolutamente positiva che non possiamo lasciarci perdere, ma abbiamo pochissimo tempo e ci metteremo al lavoro. Noi su questo lotto qua ci abbiamo lavorato molto, è anni che lavoriamo, ci crediamo molto, mi sembra che oggi abbiamo fatto un passo in avanti e ci sia la disponibilità da parte della regione per andare avanti con un primo lotto che potrebbe essere questo lotto funzionale che risolverebbe il problema a sicuramente Costigliole, ma anche tutte le aziende locali qui del territorio, che oggi, se dovessimo rispettare i divieti e non avessimo dato alcuni permessi, oggi queste aziende sarebbero veramente in grande difficoltà, cercando di venire incontro a queste aziende per far sì che possano, non, si fermino sul territorio e continuino a investire. Questo primo lotto partirebbe dalla Cassina di Quadri, subito dopo Costigliole, Tabusca, e arriverebbe via Villa Falletto, e poi c'è un attraversamento della ferrovia e arriverebbe fino in via Savigliano con tre rotonde sulle strade provinciali. Nella riunione di oggi la Sedamil ha spiegato le esigenze dell'azienda in termini di viabilità. Quali sono? Il problema traffico è molto importante, sappiamo che la viabilità dà fastidio anche ai paesi che attraversiamo, e quindi siamo per una viabilità migliore. Questo piano che è stato presentato di questa mezza circonvallazione già risolverebbe per buona parte i problemi che creiamo là, perché qui attualmente stiamo attraversando il centro città ed è tra scuole tutto è un problema. Ma vorrei anche ricordare che non c'è solo la viabilità stradale, ma anche la ferrovia, che sarebbe un mezzo molto importante.
E il Saluzzese non ha ricevuto soltanto Gabusi questa mattina, ha parlato di viabilità anche con il presidente Alberto Cirio. Il governatore infatti ha partecipato al tavolo attivato a Verzuolo per accompagnare la riconversione della cartiera Burgo, impegnata nel passaggio dalla lavorazione del legno a quella della carta riciclata, da un punto di vista ovviamente delle opere infrastrutturali, opere che serviranno anche ad altre aziende del territorio. Una bretella per deviare il traffico pesante al di fuori del centro abitato e un passaggio a livello più largo per favorirne l'utilizzo è l'ipotesi sulla quale si sono concentrati nelle scorse ore Comune di Verzuolo, Provincia, Regione, RFI e ANAS. Obiettivo: salvaguardare la vivibilità della cittadina e facilitare il lavoro di due importanti aziende locali. La cartiera Burgo, presente all'incontro, è impegnata in un'importante opera di riconversione dal legno alla carta riciclata, e Tonoli Spedizioni, autrice di un'imponente riqualificazione dell'ex area CDM. La bretella taglierebbe per meno di un chilometro la zona agricola di Papò, connettendo verso la provinciale Cuneo Saluzzo. Il passaggio a livello più largo sarebbe quello già vicino alla Burgo, che anche Tonoli, poco distante, potrebbe sfruttare, costruendo inoltre una rotonda per migliorare la connessione sulla provinciale verso Saluzzo. A tirare le fila del confronto la Regione, che con il presidente Alberto Cirio ha dato appuntamento a fine febbraio per un nuovo passo avanti. Quella riunione che abbiamo appena concluso e la prossima che avremo alla fine del mese di febbraio sono le tappe forzate che noi come Regione imponiamo ai territori per risolvere i problemi viabilistici, che in questo caso significano una soluzione non soltanto per 2/3 imprese importanti che hanno investito risorse loro per creare occupazione e ricchezza, ma riguarda poi la vivibilità complessiva di chi quotidianamente percorre quelle strade. Si tratta da una parte di della realizzazione di un'opera viabilistica e quindi di una bretella che di fatto sgravi e sollevi il centro di Verzuolo dal passaggio dei mezzi pesanti, realizzazione per la quale il Comune di Verzuolo provvederà a disporre uno studio di fattibilità per la fine del mese di febbraio, di modo che sapremo quanto costa, quanto ci si mette a farlo, e registriamo anche che quegli stessi privati che stanno investendo sarebbero anche disponibili a partecipare ai costi, perché per loro vorrebbe dire evidentemente una maggior facilità per il trasporto dei loro prodotti al di fuori dai loro stabilimenti. Dall'altra parte, e qui il tema RFI, c'è tutto il tema complessivo della viabilità ferroviaria, cioè della linea ferroviaria da Cuneo a Saluzzo, che andrebbe ristudiato, che noi vogliamo ristudiare, perché è figlio di ragionamenti, di attraversamenti, di tipologie di utilizzo che appartengono al passato e che ha poi una sua specificità proprio qua su Verzuolo. RFI è stata presente, a fine febbraio anch'essa si è presa il proprio compito, il proprio impegno di dire quale delle tre soluzioni che noi abbiamo individuato oggi con loro è quella più percorribile e più fattibile, così che alla fine di febbraio potremo insieme scegliere. Restiamo ancora qualche minuto nel Saluzzese, perché è morto alla casa di riposo Tapparelli Gigi Ferraro, 77 anni. Bancario in pensione, giornalista e politico locale, dal 1979 era stato uno degli animatori della redazione del settimanale locale La Pagina, dove ha scritto fino a quando sono cessate le pubblicazioni nel 2002. Dal 99 era malato di Parkinson, lascia la moglie Marcella Risso, già assessore comunale proprio a Saluzzo, i figli Carlo e Anna. La cerimonia di commiato si svolgerà nei locali dell'ex caserma Mario Musso sabato mattina 18 gennaio alle 10. Ora la cronaca con l'ultima operazione della squadra mobile della polizia di Cuneo. Hanno arrestato e mandato in carcere al Cerialdo un pusher italiano di 25 anni. A insaputa dei suoi genitori nascondeva in casa cocaina e marijuana per 10.000 euro. 10.000 euro di cocaina e marijuana li teneva in casa un 25enne italiano di origini campane, residente nel quartiere Donatello di Cuneo con i genitori. A incastrare il pusher la squadra mobile della polizia di Cuneo. Il ragazzo si trovava già agli arresti domiciliari per scontare una rapina commessa ai danni di un esercizio commerciale.
ad insospettire i poliziotti uno scambio di saluti un po' troppo amichevoli tra il 25enne e un albanese di 33 anni. Quando il 33enne si è allontanato, i poliziotti lo hanno seguito nel parcheggio del centro commerciale di via Cascina Colombaro. Era in compagnia di due over 30 italiani. È scattata la perquisizione, uno dei due è stato trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata dall'albanese, già noto peraltro alle forze dell'ordine. Facile per la squadra mobile scoprire la verità. Il campano era il pusher, l'albanese il suo cavallino, gli altri due fra i tanti acquirenti. La perquisizione domiciliare del 25enne ha svelato il malloppo di droga. In un cassetto, ignari i genitori, conservava 60 grammi di cocaina di alta qualità, in parte suddivisa in dosi, e 350 grammi di marijuana, anch'essa parzialmente confezionata. Oltre allo stupefacente e al materiale per il confezionamento, i poliziotti hanno trovato 1.670 euro in contanti, di cui il 25enne non ha saputo giustificare la provenienza. La droga, del valore stimato di circa 10.000 euro, è stata sequestrata. Visto il precedente per la rapina, il giudice ha disposto il trasferimento al carcere Cerialdo. L'albanese è stato invece sottoposto all'obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria, i due acquirenti segnalati come consumatori. Restiamo alla cronaca, prosegue il lavoro dei carabinieri di Alba nell'indagine passo falso con cui a novembre fermarono due persone e ne denunciarono altre sette, tutte accusate di diversi furti in abitazione, ricettazione, riciclaggio, utilizzo fraudolento di carte di credito e porto abusivo d'armi. 67 i furti messi a segno con la tecnica del buco, ovvero effettuando un foro perfetto dei serramenti. Le indagini hanno permesso ora di confermare il carcere per i due indiziati iniziali. Si tratta di albanesi pluripregiudicati. 8 le auto ricettate dalla banda, già restituite ai proprietari, insieme a una bicicletta elettrica. Sempre per la cronaca, è stata disposta l'autopsia sul corpo di Daniele Peroncelli, l'elettricista di 32 anni, morto l'altro giorno mentre sostituiva alcune lampade in un'azienda di autotrasporti di Busca. Un'autopsia per chiarire come Daniele Peroncelli è morto. La vittima, 32 anni, è la prima morte bianca in provincia di Cuneo di questo nuovo anno. La tragedia l'altro giorno a Busca. Daniele, elettricista titolare di un'azienda artigiana privata, la di più impianti, stava lavorando alla Trae Trasporti Europei, impresa di autotrasporti in via Laghi di Avigliana. Sostituiva alcune lampade all'interno di un capannone. Peroncelli si trovava su un carrello elevatore e finito in retromarcia contro una delle capriate in cemento del tetto, morendo sul colpo. Sposato con un ex dipendente dell'ASL, Stefania Cuniberti, era papà di una bimba di 2 anni, Marta. Lascia anche i genitori, Antonio e Margherita, e la sorella Caterina. Attivista del Movimento 5 Stelle locale, si era candidato nel 2014, movimento attonito nell'apprendere la notizia insieme all'amministrazione comunale. Proprio per la sua passione politica e per la sua attività all'interno della Proloco, era molto conosciuto in paese. Su Facebook il ministro pentastellato Fabiana Dadone ha scritto: «Oggi è un giorno triste, perdiamo un attivista storico e soprattutto un giovane padre che lascia un grande vuoto nei nostri cuori. Mi stringo alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Ciao Daniele». La salma è stata composta all'hospice di Busca, sarà presto trasferita a Cuneo per l'autopsia decisa dalla procura, a cui seguirà il nulla osta per i funerali. È una signora di 50 anni, residente in città, la donna che nei giorni prima di Natale ha rubato a bra addobbi natalizi ad alcuni privati cittadini e commercianti. Ad individuarla la polizia municipale, che aveva avviato subito le indagini dopo la denuncia. Il nucleo di polizia giudiziaria ha in queste settimane analizzato le telecamere, convocato la donna, ora denunciata per furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede. Gli oggetti sottratti sono stati recuperati e sono stati sottoposti sotto sequestro. La sanità, traguardo importante raggiunto dal reparto di ematologia dell'ospedale Santa Croce Carle di Cuneo. Nel 2019 infatti ha eseguito 50 trapianti di cellule staminali. Ci racconta che anno è stato il 2019, un anno da record per il reparto che dirige?
È stato un anno da record perché abbiamo fatto 50 trapianti di midollo. Noi li chiamiamo trapianti di midollo, ma in realtà è un termine così che si utilizza nel linguaggio comune. In realtà sono trapianti di cellule staminali emopoietiche, cioè proprio delle cellule che formano il sangue, e queste cellule possono essere prese o dai pazienti stessi, e quindi è quello che noi chiamiamo autotrapianto, oppure in certi casi invece vengono prese da donatori, che possono essere familiari, possono essere donatori di registro, possono essere figli, possono essere genitori, possono essere cordone ombelicale. Allora in questo caso si parla di trapianto allogenico. Quello che è molto cambiato nel corso degli anni è l'idea, si è passati da fare i trapianti in situazioni più o meno disperate, no? Il paziente seconda, terza, quarta linea. In realtà adesso abbiamo capito che il trapianto è uno strumento da utilizzare nel momento in cui il paziente sta andando particolarmente bene. Questo proprio per consolidare un risultato che diventi definitivo. Noi puntiamo alla guarigione del paziente col trapianto. Col trapianto allogenico riusciamo ad avere un 40-50% di percentuale di guarigione. Le richieste sono in aumento, la base dei donatori è motivata, ma per questioni di età e sociali di lavoro stiamo cominciando a fare un po' di fatica a soddisfare tutte le esigenze, quindi rinnoviamo continuamente l'appello a venire a donare come manifestazione di civismo e di attaccamento alle proprie realtà, perché tutti un giorno potremmo aver bisogno di ricevere qualcosa da qualcuno e che noi non siamo più in grado di dare. E quindi io ringrazio i miei colleghi che ci mettono l'anima in quello che fanno e i donatori che continuano da fluire alle nostre strutture trasfusionali. Un traguardo veramente importante per l'azienda ospedaliera che testimonia l'enorme capacità professionale dei nostri operatori, e quindi è un festeggiamento che interessa non soltanto la struttura complessa di ematologia ma l'ospedale tutto. Il trapianto è un intervento estremamente complesso che richiede la condivisione di percorsi professionali, diagnostici, terapeutici, assistenziali di estremo rilievo e di estrema complessità. Questa è stata la capacità che abbiamo messo in campo, abbiamo raggiunto un traguardo eccezionale, è una risposta alle necessità del nostro territorio e l'azienda ospedaliera proseguirà in questo cammino che è partito molti anni fa, ha visto una crescita esponenziale e noi proseguiremo e manterremo questo altissimo livello di eccellenza per la nostra provincia. Inizia da oggi, giovedì 16 gennaio, il nuovo servizio di gestione dell'area ricreativa di via Tesoriere, ex area Bagnis a Borgo San Dalmazzo, ad aggiudicarsi la selezione pubblica per i prossimi 7 anni. La cooperativa sociale Fiordaliso Onlus di Cuneo verserà un canone al comune di 1.150 euro l'anno. Obiettivo della cooperativa, scrive in una nota stampa, valorizzare uno spazio destinato a bambini e famiglie con tornei e tante altre attività. Il gruppo dei moderati non appoggia più la maggioranza del sindaco Federico Borgna in comune a Cuneo. Per conoscere le motivazioni del gruppo che alle elezioni del 2017 portò a Borgna il 4,56% dei voti, abbiamo incontrato uno dei componenti, Alberto Coggiola. I moderati hanno lasciato la maggioranza di Federico Borgna in consiglio comunale. Come mai questa scelta? Ma vede, questa non è stata una decisione presa in 24 ore, è stata una decisione pensata, riflettuta, soprattutto con le persone che sono alla base del nostro gruppo dei moderati, un gruppo di persone intelligenti, anche critiche. E allora in questi mesi io ho avuto molte sollecitazioni da parte delle persone che fanno parte di questo gruppo dei moderati a rivedere questa alleanza che era nata 2 anni e mezzo fa su determinati presupposti di un progetto ambizioso che condividevamo, e successivamente mese dopo mese abbiamo visto come la città di Cuneo non abbia avuto quelle risposte che noi desideravamo che ci fossero. In una nota stampa, gli organi di stampa, avete parlato di isolamento di Cuneo. Sì, avremmo gradito una voce, ho scritto, più tonante in merito per esempio ai collegamenti ferroviari, in merito alla Asti Cuneo che è un argomento molto importante e delicato.
Ma poi è un isolamento anche un po', non soltanto geografico, mi sembra un isolamento un po', un'involuzione un po' su se stessa. Per esempio il parcheggio, famigerato parcheggio di Piazza Europa, di cui si è molto discusso, dimostra come questa amministrazione non, testardamente non voglia tenere conto di quello che la gente, di quello che i cittadini vogliono. Questo è per esempio un esempio in cui c'è stata un'opposizione, ma non un'opposizione in consiglio comunale, non solo, ma parlo di un'opposizione in piazza, nelle vie, nei negozi, nella gente, che è stata molto forte ed è stata completamente sottovalutata e non considerata. Alle ultime elezioni avete rappresentato il 4,56%, ora questo 4,56% come sarà rappresentato nel futuro in Consiglio Comunale a Cuneo? La linea guida è sempre il bene di Cuneo e il bene dei cittadini. Lo so che sembra una frase fatta, che sembra una frase per fare bella figura, ma è anche la verità. Vede, parlare di destra e di sinistra a Cuneo è probabilmente improprio, è difficile dire la destra pensa delle cose, la sinistra ne pensa delle altre. Qualche volta sì, ma nella maggior parte dei casi ciò che conta, ciò che è la linea guida secondo me e secondo noi è il buon senso. Infatti i moderati amano definirsi moderati naturalmente, ma anche estremisti del buon senso. Il buon senso deve guidare, credo, ogni decisione di ogni amministrazione. Restiamo a Cuneo. La Giunta ha deliberato l'erogazione di contributi a sostegno delle famiglie per favorire la frequenza dei bambini ai baby parking convenzionati con il comune stesso. Il voucher del valore di 100 euro mensili per un massimo di 10 mensilità sarà concesso alle famiglie che hanno un ISEE inferiore ai 20.000 euro all'anno e vincolato alla frequenza del bambino alla struttura per un minimo di 16 ore alla settimana. Il contributo sarà assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ordine di presentazione della domanda e di situazione reddituale, con precedenza ovviamente alle famiglie che hanno ISEE inferiori. Parliamo ora di lavoro, inclusione sociale, argomenti al centro dell'incontro che si è svolto proprio a Cuneo nella sala del PING, durante il quale è stato firmato un protocollo per certi versi storico tra Confindustria e Confcooperative. L'obiettivo è quello di favorire l'inserimento lavorativo nelle aziende delle persone con disabilità. Lavoro, inclusione sociale, argomenti importanti. Qual è il ruolo di Confindustria in questo percorso? Credo che oggi, al di là di stilare un primo protocollo con il primo a livello regionale con Confcooperative, quindi tra due associazioni, oggi il compito che noi abbiamo è l'inizio di un percorso che porti non soltanto all'inserimento lavorativo delle persone che hanno una certa disabilità, ma anche all'integrazione sul mondo del lavoro. Quindi un ruolo fondamentale per le associazioni, con le associazioni, ma un ruolo altrettanto importante è quello che farà il Centro per l'Impiego nello stilare le liste di collocamento mirato, in modo tale che le aziende possano appaltare alle cooperative sociali. Le cooperative sociali indicano le persone nel ruolo giusto e nel posto giusto anche all'interno delle nostre aziende. In questo senso è importante questo protocollo che verrà firmato. Qual è la situazione attuale di questo inserimento adesso nelle aziende della provincia di Cuneo? Oggi la sensibilità che contraddistingue sia Confindustria e anche Confcooperative già porta a una collaborazione. Questo sciantisce un percorso in cui vogliamo creare questo circolo virtuoso in modo tale da portare avanti l'inserimento e la inclusione sociale. Ben chiaro a entrambi che l'inclusione è un qualcosa che tocca a tutti e nessuno può essere sottratto. Il contributo avviene attraverso le cooperazioni, la cooperazione di inserimento lavorativo, la cooperazione di tipo B, che da sempre, no, ha questa mission specifica nel suo fare impresa. Per cui sarà un interlocutore importante delle imprese ordinarie per costruire dei percorsi che possano favorire l'inserimento di persone disabili gravi. Tenete presente che già oggi le cooperative di inserimento lavorativo in provincia occupano 1.100 persone, di cui 400 svantaggiati e il 90% di disabili, no? E per l'80% a tempo indeterminato, quindi è una scommessa che per certi versi è già stata vinta su molti piani, perché la tenuta occupazionale di queste società dimostrano che il dispositivo organizzativo funziona. Lo scambio con Confindustria è importante per contaminare i mondi, no? E sviluppare una crescita sociale e imprenditoriale del sistema economico cuneese.
E torniamo in questa edizione ancora una volta nel Saluzzese, in particolare a Bagnolo Piemonte, 38 licenziamenti, l'intera forza lavoro, li annunciati l'Epiroc Stonetech, stabilimento di via Marghera, multinazionale specializzata nella produzione di macchinari per scavare e lavorare le pietre. Nessun preavviso e nessun segnale di crisi, dicono i sindacati che nei prossimi giorni approfondiranno la situazione. Oggi a mezzogiorno intanto si è tenuta l'assemblea dei lavoratori proprio con i rappresentanti sindacali. E in chiusura ancora una notizia di sport. Dopo una lunga pausa, infatti, è ripreso nella serata di ieri, mercoledì 15 gennaio, il campionato di pallavolo femminile di Serie A1. La Bosca San Bernardo Cuneo ha affrontato in trasferta le campionesse d'Europa di Novara, venendo sconfitta per 3-1, ma al termine di un incontro ottimamente giocato. La squadra di Pistola ha vinto il primo set per 25-22, quindi è arrivata la reazione delle padrone di casa che hanno conquistato i successivi parziali con il punteggio di 25-18, 26-24 e 25-23. Domenica alle 17 le cuneesi tornano in campo al Pala Ubi Banca ospitando Scandicci. E con questo è davvero tutto da Telegrand, naturalmente grazie per averci seguito.